Questo percorso si incunea nel collegamento scuola-lavoro, che è un percorso formativo di fondamentale importanza e in questo caso particolare ha consentito agli studenti del liceo scientifico di Sant'Agata dei Goti di toccare con mano quella che è l'esperienza fattuale proprio relativa alla gestione e alla conoscenza delle attrezzature elettromedicali, che in un ambito ospedaliero come il nostro, che è un DEA di secondo livello, avere un parco tecnologico all'altezza della situazione consente di standardizzare prestazioni qualitativamente all'avanguardia. Ho sottolineato, insomma, nella presentazione, nell'incontro molto proficuo e molto interessante con i ragazzi che sono le leve del futuro e quindi è sempre molto piacevole incontrare, che l'azienda sanitaria, l'azienda ospedaliera non è soltanto prestazione assistenziale tout court, ma dietro la prestazione assistenziale c'è un ampio corredo di attività amministrative, giuridiche, tecniche, ingegneristiche, che consente in una mirabile sinergia con la parte assistenziale di avere un outcome finale di qualità per i nostri pazienti. Quindi è un momento di un percorso che l'azienda ospedaliera San Pio si è sempre prefissata di fare, un percorso che porti con il contributo di tutti gli elementi dell'organizzazione complessa ospedaliera a portare ad un risultato finale che vada incontro alle esigenze dei nostri pazienti che devono entrare in un percorso di cura, ovvero di presa in cura, secondo un approccio olistico, no, al trattamento assistenziale, che umanizzi anche il rapporto con il paziente e che si compone naturalmente di una serie di elementi come quello di cui oggi stiamo parlando. I ragazzi mi sono sembrati molto interessati, molto entusiasti, perché poi l'essere l'azienda ospedaliera proattiva in relazione ad attività di sinergia con altri enti istituzionali è un qualcosa di vincente che ovviamente standardizza un approccio aperto, un approccio moderno, un approccio di qualità al sistema assistenza.